Verso il ripristino delle province, l'assessore regionale Marco Falcone, nessun problema sulla copertura finanziaria, avanti con la riforma. Linee dello stadio Marco Tomaselli, intervento dei consiglieri comunali Bruzzaniti e Di Dio, replica dell'assessore Frangiamone. Covid, bollettino settimanale, in netto calo i contagi in Sicilia. Meteo, previste basse temperature durante la settimana santa a Caltanissetta. La situazione potrebbe migliorare tra Pasqua e Pasquetta. Antologia Reporter stasera alle ore 21 su TFN. Cristo Nero, il signore della città. Pesi, Gabriele La Barbera sesto ai mondiali giovanili di Durazzo. Prossimo appuntamento i campionati italiani di Verona. Bentrovati, si va verso il ripristino delle province. L'assessore regionale Marco Falcone fa sapere che non c'è problema sulla copertura finanziaria e si va avanti con la riforma. Leggiamo con stupore delle preoccupazioni di alcuni parlamentari circa la presunta assenza di copertura finanziaria per il disegno di legge che ridarà legittimazione democratica e amministrativa alle ex province. Il ripristino degli enti intermedi non richiede infatti risorse aggiuntive da parte della Regione. Si tratta di un falso problema. Lo ha ribadito l'assessore regionale all'economia Marco Falcone a proposito del disegno di legge sul ripristino delle province in Sicilia. Il disegno di legge adottato dalla Giunta regionale è stato presentato lo scorso 6 marzo. Le province saranno 6 più le 3 città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Il progetto di riforma individua gli organi di governo e la loro composizione, introducendo la figura del consigliere supplente. Stabilisce inoltre le quote rosa nelle liste con almeno un quarto delle candidature riservato alle donne. Nell'ultima legge di stabilità, ha proseguito Falcone, il governo Schifani ha confermato non solo la copertura da 300 milioni nel triennio 2023-2025 che la Regione devolve agli enti intermedi, ma ha assegnato ulteriori risorse, 165 milioni sullo stesso triennio, attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione. Le fonti a cui attingono le ex province sono essenzialmente le risorse della polizza RC Auto, l'imposta provinciale di trascrizione e le accise dell'energia elettrica. Siamo pronti a essere auditi in Commissione Affari Istituzionali all'Assemblea regionale per sgombrare il campo da ogni dubbio e giungere alla rapida approvazione di una riforma, ha concluso l'assessore, che come indicato dal presidente Schifani dovrà fare da apripista per il resto d'Italia. L'associazione Nissena Noi per la Salute scrive al presidente della regione siciliana, Renato Schifani, attenzioni puntate su diversi temi. L'associazione di promozione sociale Noi per la Salute di Anselmi si è rivolta al presidente della regione siciliana, l'onorevole Schifani, inviando un documento per chiedere il giusto riconoscimento ad un territorio, quello nisseno, che ha subito in questi anni una progressiva desertificazione in termini socio-economici e per illustrare un incontro in base a quanto contenuto nel documento. Dall'istituzione del quarto polo a Caltanissetta, che secondo Noi per la Salute darebbe il via a una serie di benefici che andrebbero nella direzione di un ulteriore impulso alla qualificazione dell'offerta sanitaria in una realtà caratterizzata da una forte emigrazione sanitaria, dando così a un territorio provato un'occasione di rilancio. Proprio l'associazione Noi per la Salute è fortemente impegnata in attività rivolte a sostenere iniziative che possano consentire un miglioramento dell'offerta sanitaria in quella che è la provincia nissena. Tra le proposte anche quella del miglioramento dell'offerta sanitaria didattica di ricerca che sempre secondo l'associazione potrebbe consentire una piena integrazione tra il Servizio Sanitario Nazionale e l'Università. Nel documento hanno inoltre spiegato come il vecchio ospedale Vittorio Emanuele di Viale Regina Margherita, di proprietà del Comune, potrebbe essere la sede dei primi 3 anni di medicina e il CEFPAS, di proprietà della Regione Siciliana, potrebbe essere sede del secondo triennio della Facoltà di Medicina. L'associazione spera inoltre sia attivato presto un tavolo di concertazione tra l'assessorato alla salute e i rettori delle università siciliane per concordare nuovi protocolli d'intesa. Ed infine, riguardo all'articolo 41 della legge 22 febbraio 2023 finanziaria, sulla possibile istituzione del quarto policlinico in Sicilia, sottolinea, sarebbe il naturale completamento di quanto già programmato per il quarto bacino della Sicilia, visto anche il favore e l'interesse della popolazione, della comunità nissena che ha partecipato alla manifestazione del 10 marzo scorso e sostenuto con 4.000 firme, che sarebbe così un'occasione di rilancio socio-economico di questa comunità. Unione Europea ha approvato il regolamento sullo stop ai motori a benzina e diesel.
Preoccupazione a Gela. Nella città del Golfo si trova una delle più importanti raffinerie italiane. A Gela i sindacati della raffineria Eni, una delle più grandi in Italia che produce biocarburante, da oggi sono in subbuglio dopo la decisione dell'Unione Europea che ha ratificato il regolamento sullo stop ai motori termici alimentati a benzina e diesel nel 2035. La preoccupazione di Fictem, CGL e Wiltech riguarda da un lato l'occupazione che secondo la visione dei sindacati potrebbe essere messa a rischio da una minore richiesta di carburante da parte del mercato e dall'altro la possibile valutazione di piani di investimento verso l'idrogeno. Eni avrebbe rassicurato le parti, vista la forte crescita della richiesta di carburanti nei mercati dei paesi extra Unione Europea e inoltre servono per aerei e navi dove l'uso dell'elettricità non sembra essere valida alternativa. Il biocarburante è un combustibile la cui energia si ottiene attraverso il processo di fissazione biologica del carbonio come diesel, gas e benzina. E se l'Unione Europea da Bruxelles reputa la ratifica come passo importante verso la mobilità a emissioni zero entro il 2035, valida anche per auto e furgoni, ad esprimere scetticismo in Italia sono in molti. Intanto il vicepresidente della Commissione europea, nonché commissario europeo per l'ambiente, Frans Timmermans, commenta la ratifica formale da parte dei ministri dell'Unione europea del regolamento dello stop alle auto a benzina e diesel nel 2035, dichiarando attraverso un tweet: grande contributo alla neutralità climatica entro il 2050 e una parte fondamentale del Green Deal. Bando Fare Impresa in Sicilia. Le istanze potranno essere presentate online sulla piattaforma dedicata, attiva dalle ore 12 del 5 aprile. La Regione siciliana ha istituito il Bando Fare Impresa in Sicilia, un'opportunità dedicata alle nuove imprese e ai giovani imprenditori che vogliono avviare una start-up nell'isola e che hanno un'età compresa tra i 18 e i 46 anni e donne di qualsiasi età. Il bando sostiene le micro e piccole imprese, nuove o in fase di avviamento, oppure avviate da meno di 36 mesi. La dotazione finanziaria complessiva è di 26 milioni di euro, di cui 16 provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 e 10 dal Programma Operativo Complementare 2014-2020. L'intensità dell'aiuto Fare Impresa in Sicilia sarà pari al 90% dell'importo della spesa considerata ammissibile e le agevolazioni previste saranno erogate sotto forma di contributo a fondo perduto. Sono ammissibili programmi di spesa da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 300.000 euro. Per poter accedere ai fondi, le imprese devono presentare le spese sostenute per determinati beni o servizi utili alla crescita dell'impresa. Sono finanziabili quindi le seguenti spese: ristrutturazione e adeguamento di spazi fisici come gli immobili, con spese entro il limite del 30% del costo totale ammissibile. Il soggetto deve disporre di idonei titoli giuridici sull'immobile, la cui disponibilità deve essere confermata per almeno 5 anni. Acquisto di materiali, impianti e attrezzature per l'impresa. Acquisto di software e licenze d'uso correlate al progetto ed esclusione del rinnovo di strumenti già in possesso. Servizi di formazione e consulenza specialistica relativi al progetto con limite delle spese del 7% del costo totale ammissibile all'agevolazione. Le richieste saranno valutate secondo una procedura a sportello e il soggetto attuatore della misura sarà l'IRFIS, Istituto Finanziario della Regione. Le istanze potranno essere presentate online sulla piattaforma dedicata, attiva dal 5 aprile 2023 ore 12 all'indirizzo incentivisicilia.irfis.it. Agricoltura. Ha istituito il registro della biodiversità dei vigneti. Dalla regione annunciate nuove opportunità per le aziende siciliane. Un albero genealogico dei vini siciliani è un registro che potrà essere utilizzato da tutti i viticoltori dell'isola per esaltare la biodiversità delle produzioni. Le aziende siciliane avranno inoltre la possibilità di acquistare materiale certificato di varietà autoctone dai vivaisti locali. Sono alcuni dei risultati del progetto Valorizzazione del Germoplasma Viticolo, che ha visto interagire la Regione Siciliana attraverso il Dipartimento Agricoltura e il vivaio regionale Federico Polsen con la Facoltà di Agraria dell'Università di Palermo e il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia insieme ad alcuni vivaisti privati. In un anno sono stati costituiti diversi impianti riproduttivi delle viti con materiale iniziale sottoposto preventivamente a test di laboratorio per accertare la purezza delle varietà e l'assenza di virus.
all'Università di Palermo per valutare i risultati di uno straordinario lavoro della comunità scientifica dell'Ateneo di Palermo insieme al Dipartimento regionale e al Consorzio di tutela DOC Sicilia, per valutare quello che è il patrimonio che oggi, grazie a uno studio portato avanti in questi anni dal Dipartimento, mette al centro l'albero genealogico dei vini siciliani e quindi dà un registro che potrà essere utilizzato da tutti i viticoltori siciliani per esaltare la biodiversità delle produzioni nei nostri territori. Un registro che mette la storia e la tradizione di chi prima di noi ha lavorato per la valorizzazione di un prodotto che oggi è ben posizionato sui mercati nazionali, ma che consentirà, anche grazie alle nuove tecnologie, di posizionare il nostro vino siciliano sempre più in alto per fare sì che la biodiversità diventi al centro dell'attrattività dei mercati del vino siciliano. La Sicilia è uno scrigno di biodiversità, ha ricordato anche il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, Dario Cartabellotta, e questo lavoro è servito non soltanto a valorizzare le specie autoctone, ma anche ad arricchire l'offerta. È una soddisfazione esaltare l'identità enologica siciliana, attorno a cui si è sviluppata una grande e nuova capacità di enologi e imprenditori in un momento che si definisce rinascimento enologico nell'isola. Centri per l'impiego, i primi funzionari vincitori di concorso firmano i contratti, in servizio dal 16 maggio. I centri per l'impiego in Sicilia si preparano ad accogliere nuovi funzionari, vincitori del concorso per la selezione di 537 unità di personale categoria D, pubblicato a dicembre 2021. Nella sede dell'assessorato regionale della funzione pubblica a Palermo, 161 dei vincitori hanno firmato i contratti a tempo indeterminato nei giorni scorsi e prenderanno servizio dal 16 maggio presso le sedi da loro indicate ad ottobre 2022, in ordine di preferenza e di graduatoria tramite il sistema Step One. L'assessore alla funzione pubblica Andrea Messina ha evidenziato come la firma dei primi contratti rappresenti un passo significativo per la dotazione di nuove risorse umane nell'amministrazione regionale e ha ringraziato la dirigente generale Carmen Madonia e il personale del Dipartimento per l'impegno profuso nella definizione delle procedure concorsuali avviate al fine di consentire ai tanti vincitori di prendere presto servizio. Dei 264 vincitori del concorso per funzionario categoria D, nei quattro diversi profili previsti dal bando, erano 200 i convocati per la firma del contratto, mentre i restanti 64 non hanno prodotto la documentazione richiesta. In particolare, i nuovi funzionari sono così suddivisi: 36 per il profilo di specialista amministrativo contabile, 14 per il profilo di specialista informatico statistico, 19 per il profilo di analista del mercato del lavoro e 92 per il profilo di specialista del mercato e servizi del lavoro. Linee dello stadio Marco Tomaselli, intervento dei consiglieri comunali Bruzzaniti e Di Dio. Replica dell'assessore Frangiamone. Continua l'acquerella sulle strisce dello stadio Marco Tomaselli. Dopo l'esibizione della Nissa Rugby di domenica scorsa, le linee delebili tracciate in quei giorni non sono ancora state cancellate. La Nissa, che scenderà in campo domenica, rischia di compromettere la sua gara. Abbiamo ascoltato i consiglieri Bruzzaniti e Di Dio, componenti della quinta commissione consiliare, e l'assessore Marcello Frangiamone. Non voglio farne una colpa al rugby, ma voglio parlare di uno stadio che deve essere organizzato al meglio. Quindi questa era una premessa. Ieri, venuto a conoscenza di questa problematica, ho voluto sollecitare comunque l'opinione pubblica, perché no, con un post su Facebook, e questa mattina sono venuto a verificare se era veritiero il fatto che le strisce tracciate per la partita di domenica scorsa oggi non si riuscisse a rimuoverle. Effettivamente queste strisce, realizzate non so con che tipologia di vernici, creano un grosso problema, perché pur essendoci degli operai che stanno intervenendo nel tentativo di rimuoverle, non restano ben visibili. Credo che si crei un problema sia per quanto riguarda l'utilizzo del campo per il calcio. Domenica sappiamo che c'è una partita importante della Nissa, si potrebbe anche rischiare una sconfitta a tavolino se la situazione non si pone rimedio a questa situazione. Abbiamo saputo che è stata interdetta per ben quattro giorni, è stato interdetto per ben quattro giorni l'utilizzo di questo stadio per la realizzazione di tutte le linee per il rugby. Oggi abbiamo il problema legato alla tracciatura, abbiamo verificato con la quinta commissione tutte le problematiche relative
alla struttura, agli spogliatoi e a quant'altro, e crediamo davvero che ad oggi si tratti semplicemente di uno stadio vecchio con un manto erboso, quindi una sorta di oasi nel deserto. Siamo scesi appunto per verificare lo stato dei lavori in merito alle linee da eliminare nel momento in cui torna a giocare il calcio. Vanno tolte le linee del rugby, che dovrebbero essere delebili, uso condizionale, dovrebbero essere delebili, perché a quanto pare è abbastanza difficoltoso eliminare quantomeno quell'effetto alone che rimane, che possiamo vedere attraverso, diciamo, i vari video. È difficile davvero rimuovere, cioè, totalmente questo effetto alone che rimane nel manto. Oltretutto abbiamo pure appurato che l'area di rigore è stata verniciata con un colore verde. Questo non sappiamo adesso, dovendo ricollocare la linea e quindi colorarle nuovamente bianche, se il bianco su questo verde sarà lo stesso bianco che avremo nelle altre linee. Un problema c'è stato e il problema deve essere risolto intanto nell'immediatezza, perché chiaramente domenica dovrà essere disputata la partita di calcio e quindi stiamo provvedendo alla ritracciatura delle linee relative appunto al gioco del calcio. Da lunedì però faremo degli appositi incontri sia con i fornitori del materiale, con l'impresa che ha fatto la ritracciatura per il rugby, eccetera, per capire qual è il problema, e vedremo se ci sono responsabilità, e comunque cercheremo di trovare quella che è la soluzione che deve diventare definitiva. Covid, bollettino settimanale, in netto calo i contagi in Sicilia. In Sicilia diminuisce la morsa del coronavirus, sono sempre in calo le infezioni. Nella settimana tra il 20 e il 26 marzo le persone risultate positive sono state il 5,6% in meno rispetto alla settimana precedente, con 18 casi ogni 100.000 abitanti. E questo è il dato interessante riportato nell'ultimo bollettino settimanale dell'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana. La provincia che ha fatto registrare il numero più alto di nuovi casi è stata quella di Palermo, con 252 positivi, seguita da Messina e Catania. La fascia di età maggiormente a rischio è sempre quella fra i 69 e i 90 anni, con le nuove ospedalizzazioni sempre stabili, mentre più della metà dei pazienti in ospedale risulta non vaccinata. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, i bambini con ciclo primario completato sono il 19,77%, sopra i 12 anni vaccinati con almeno una dose sono il 91,2%, mentre 1.120.753 sono le persone che non hanno effettuato la terza dose di vaccino. La dose booster è stata fatta dal 71,22% degli aventi diritto. Infine, le quinte dosi somministrate sono complessivamente 10.249. Meteo, previste basse temperature durante la Settimana Santa a Caltanissetta. La situazione potrebbe migliorare tra Pasqua e Pasquetta. Con l'inizio di aprile si avvicina la Pasqua e arrivano le prime indicazioni meteorologiche dalla Domenica delle Palme fino a Pasquetta. Dopo un lungo periodo di siccità, con temperature quasi sempre sopra la media, la novità che è emersa con l'ultimo aggiornamento riguarda proprio la Settimana Santa, con una possibile aria fredda e instabile in arrivo dal nord Europa. La Domenica delle Palme potrebbe essere caratterizzata da tempo instabile, specie sulle regioni del centro-sud, dove il peggioramento potrebbe provocare temporali oltre all'abbassamento della temperatura. In particolare nel Nisseno si prevede una settimana caratterizzata da una temperatura più bassa rispetto al periodo primaverile. La situazione potrebbe migliorare con l'arrivo del fine settimana di Pasqua, con l'aumento della temperatura fra la domenica e il lunedì di Pasquetta. Sicilia che piace, 1,5 milioni di euro per promuovere le produzioni siciliane. A breve la Regione pubblicherà due avvisi riguardanti diversi settori. La Regione Sicilia destinerà 1,5 milioni di euro per sostenere eventi e campagne promozionali dei prodotti e dei sistemi produttivi siciliani. L'assessore regionale alle attività produttive Rita Maio ha anticipato che verranno pubblicati due avvisi della misura Sicilia che piace per finanziare manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti del territorio e la partecipazione a fiere e iniziative pubblicitarie di comunicazione. Il primo avviso riguarda le imprese che operano nei settori della comunicazione, del marketing e del
della pubblicità ai distretti produttivi e ai centri commerciali naturali. La dotazione finanziaria complessiva è di 800.000 euro, il finanziamento massimo per ogni progetto non potrà superare l'importo di 25.000 euro IVA compresa. Il secondo avviso è rivolto alle rappresentanze regionali delle associazioni di categoria e ai soggetti del terzo settore ONLUS. Budget complessivo 700.000 euro. Le proposte saranno sostenute per un massimo di 20.000 euro ciascuna, IVA compresa. I due avvisi di Sicilia che piace riguardano i settori dell'agroalimentare, artigianato, nautica ed economia del mare, lapideo e sistema casa, moda e oreficeria, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, meccatronica. Sono escluse le iniziative inerenti il settore della produzione primaria dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e del settore del turismo, che non rientrano negli ambiti di competenza dell'assessorato alle attività produttive. Sono inoltre escluse le iniziative che riguardano i prodotti del settore agroalimentare, anche se trasformati, i cui marchi sono sottoposti a tutela da parte di un consorzio riconosciuto. Prodotti a denominazione di origine controllata, denominazione di origine controllata e garantita, indicazione geografica tipica, indicazione di origine protetta, denominazione di origine protetta e specialità tradizionale garantita, in quanto oggetto di specifici interventi di sostegno, valorizzazione e internazionalizzazione da parte dell'Assessorato della Cultura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. L'obiettivo è quello di aiutare le produzioni siciliane a farsi conoscere e apprezzare dai consumatori e dagli operatori del settore, valorizzando l'eccellenza del territorio. Sport, pesi, Gabriele La Barbera, sesto ai mondiali giovanili di Durazzo. Prossimo appuntamento per l'atleta delle Fiamme Oro di Caltanissetta, i campionati italiani di Verona. Gabriele La Barbera, atleta della sezione giovanile di pesistica delle Fiamme Oro di Caltanissetta, ha ottenuto il sesto posto ai mondiali Under 17 di Durazzo. Gabriele, con 113 di strappo e 145 di slancio, si è avvicinato al podio più importante, vedendosi annullare in seconda valutazione della giuria di gara anche una prova con 151 kg. Ciò tuttavia non ha pregiudicato il suo risultato in classifica. Il suo esordio lo ha posizionato tra i grandi del mondo e si spera che possa presto regalarsi delle medaglie internazionali. Il prossimo appuntamento saranno i campionati italiani Under 17 di Verona, previsti per fine aprile. Ieri si è conclusa la mia prima esperienza a livello mondiale in Albania. Ho ottenuto un sesto posto. Diciamo, aspiravamo a qualcosina in più, però... come prima esperienza appunto va bene, va più che bene. Punteremo a fare di più alle prossime gare. Diciamo, è stato molto emozionante salire in quella pedana. Non vedo l'ora di risalirci per riconfermarmi. Calcio femminile, raduno della rappresentativa Under 23 della Sicilia allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. In vista della prossima partecipazione al torneo delle regioni, la rappresentativa Under 23 femminile, guidata da Antonia Giammanco, ha svolto una partita amichevole contro la CL Calcio Under 15, guidata da Massimo Ribellino. Abbiamo ascoltato il tecnico Massimo Ribellino e il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana. Negli ultimi anni, tra l'altro, ho molti amici che sono dentro il mondo del calcio femminile. I passi avanti sono stati tantissimi e abbastanza rilevanti. Questo ha fatto sì che tante ragazze, anche più piccoline rispetto a quelle che oggi sono in campo, hanno cominciato ad avere anche un interesse particolare per questa disciplina, cosa che magari qualche anno fa non succedeva. Oggi c'è questa amichevole che sarà allenante sia per loro che per noi, perché anche noi con l'Under 15 dobbiamo concludere il campionato, quindi sarà un buon test anche per noi. Il calcio siciliano ha 12 squadre in eccellenza, siamo presenti nell'Under 19, nell'Under 17, nell'Under 15, nell'Under 12, cioè le varie realtà si iniziano ad incrementare la loro attività. Stiamo facendo il secondo anno che facciamo il progetto Ragazze con i tacchetti, esitato dal tavolo permanente per lo sviluppo del calcio femminile, dove mettiamo
mettiamo in sinergia una scuola calcio con un istituto scolastico proprio per avvicinare le bambine e le ragazzine al gioco del calcio. Quindi un'attività che sta crescendo, che è in crescita, dalla quale mi aspetto molto nel prossimo futuro. E con questa dimensione, diciamo così, di entusiasmo andiamo al torneo delle regioni. E, come ho detto alle ragazze, noi ci aspettiamo, come dire, fare una dignitosa partecipazione, partecipiamo per avere, come dire, per dare a loro un'occasione per mettersi in mostra, per avere una vetrina. Mi aspetto che si comportino bene, poi ovviamente se si vince siamo tutti contenti. L'ultima volta che la signora Gianmanco ha guidato la nostra rappresentativa è stata vice campione d'Italia, quindi come ho detto alle ragazze, nessuno si ricorda dei vice campioni d'Italia, si ricordano dei campioni d'Italia, quindi per ricordarsi noi dovete scrivere il vostro nome, il nome della Sicilia nell'albo d'oro del calcio femminile e quindi passare alla storia. È tutto, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità, grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Possiamo notare come ci sarà un vivace via vai di perturbazioni a nord delle Alpi per un minimo di bassa pressione che dalle isole britanniche si sposterà proprio sulla Germania e quindi a ruota impulsi instabili. Uno di questi lambirà le nostre regioni settentrionali. Andiamo a vedere difatti nel dettaglio la nuvolosità con queste nubi medio-alte in transito sulla nostra penisola, gli effetti però quasi esclusivamente al nord. Parliamo ovviamente di effetti in termini di precipitazioni. Possiamo notare difatti piogge in arrivo in giornata sulle Alpi, sulla Liguria, ma poi qualche rapida precipitazione anche in alcune zone pianeggianti, soprattutto a nord del Po. In sintesi quindi la mappa dell'Italia, una giornata instabile a tratti al nord con precipitazioni specie sul Levante Ligure, nord-est e sull'area alpina. Per le rimanenti zone del centro-sud invece tra sole e nubi sparse, ma qui condizioni in prevalenza di bel tempo, con temperature che proprio al sud supereranno i 20 gradi per il Libeccio e lo Scirocco. Ulteriori dettagli, approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, Del Corso, Corso Vittorio Emanuele. Servizio notturno, Pasqualino, Via Xiboli, Villaggio Santa Barbara.